bentornato professore, grazie per essere con noi. È con noi sempre anche Marco Travaglio, ovviamente data l'ora in redazione. Buonasera Marco, bentornato. Allora, professor Dottore, lei conosce bene, diciamo, se non il partito, Partito Democratico, sicuramente la cultura, l'area in cui si muove quel partito. Come sta seguendo gli avvenimenti? Cosa pensa che stia succedendo? Non sta succedendo quello che io mi augurerei che succedesse, e cioè una discussione più diretta e quindi più impegnativa sull'agenda politica, sulla sostanza, sui tempi. Il timore che io ho non è un timore di parte, è un timore in generale su come vanno le cose nella politica italiana, che si discuta molto sulle procedure. Io sono stato colpito molto che ieri rete televisiva interpretava molto il futuro del Partito Democratico vedendo come erano seduti in una certa foto, chi stava vicino a questo, a quest'altro. E questo che cosa significa? Significa che o non c'è la voglia in pubblico, perché, come si usa dire, è divisivo parlare sulle questioni impegnative. Per esempio, andiamo verso una fase, giustamente Susanna Camusso ha chiesto al governo di fissare la data in cui si dovrà votare sui referendum in materia di lavoro che sono stati chiesti dalla CGIL. Questo è molto più importante delle piccole scaramucce. Ecco, professore, però non so se sono piccole scaramucce, perché alcuni osservatori invece le interpretano proprio come una divisione di cultura politica, di linguaggio, cioè quelle sono due anime, scrivono alcuni, che non possono stare insieme. Cosa hanno in comune Matteo Renzi e Pierluigi Bersani? Lei sa dare una risposta? No, io non, però so anche che la politica, io sono stato molti anni, certo, non è che adesso mi disinteresso, continuo a interessarmi molto, ma sono stato attivamente, sono stato 15 anni parlamentare, la politica obbliga al confronto. Se io non considero l'altro un avversario da demonizzare o magari da insultare, e in questa fase abbiamo dei segnali non tutti confortanti, beh, questo, il conflitto, anche il conflitto, la discussione franca, aperta, mettere davanti all'opinione pubblica quelli che sono punti di vista diversi, è positivo. E quindi, se questo viene fatto con consapevolezza che si sta, non dico recitando in pubblico, ma si sta discutendo davanti ai cittadini quelle che sono questioni vere, se sono presentate in questo modo. Marco Travaglio, cosa ne pensi? Io penso che l'incomunicabilità totale che c'è tra i renziani e tutti gli altri derivi dal peccato originale di questa legislatura, che nasce con le elezioni del febbraio 2013, dove il Partito Democratico si presenta con un leader, Bersani, e un programma di un certo tipo. Dopodiché, con la collaborazione straordinaria di Giorgio Napolitano, nascono tre governi sulla base di un altro programma e di alleanze che mai erano state approvate dagli elettori, anzi, erano, se si fosse chiesto agli elettori del Partito Democratico di Bersani nel 2013, volete voi allearvi prima con Berlusconi, poi con Alfano e con Verdini, probabilmente gli si sarebbero rizzati i capelli in testa. Volete voi che il programma del PD venga sostituito dal programma di Forza Italia? Probabilmente avrebbero reagito maluccio. Ecco, questo è quello che è successo, questo è quello che fa ritenere ai bersaniani che Renzi sia un usurpatore, anche se ha vinto le primarie, anche se ha vinto le elezioni europee. E cioè, non il fatto che non è stato eletto premier, perché in Italia non eleggiamo il premier, ma che il suo modo di fare politica e il suo programma politico non è mai stato sottoposto agli elettori e non ha mai avuto la maggioranza. E oggi abbiamo un governo che, secondo i sondaggi, rappresenta poco più del 30% degli elettori italiani. Questo spiega per quale motivo non possono più stare insieme nello stesso partito e chiedono l'uno la testa e la pelle dell'altro. Purtroppo gli errori drammatici come quelli che si sono fatti a inizio legislatura si pagano, e la resa dei conti sta arrivando alla fine di una legislatura che era nata sotto il peggiore degli auspici. E così, professor Rodotà, si paga l'essersi separato da un ideale di fondo che teneva unito il Partito Democratico?
l'ideale di fondo andava chiarito. E quello che è stato fatto non è andato tutto nella stessa direzione. Ha ragione Marco Travaglio quando mette in evidenza questo dato. È un dato rappresentato dal fatto che questa è una, doveva essere una legislatura propizia per mettere davanti ai cittadini quelli che sono i veri problemi, l'agenda politica. L'agenda politica è venuta più da Susanna Camusso che dai partiti. E questo è un punto importante perché il lavoro è una questione centrale. In questo momento in Francia si discute molto sul cosiddetto reddito universale. Cioè dobbiamo riconoscere a tutti o comunque a tutti coloro i quali sono in una situazione di difficoltà un contributo pubblico. Se ne discute e in Italia quando questo tema viene affrontato viene allontanato con fastidio, il che vuol dire che la cultura politica italiana non vuole rendersi conto che ci sono delle domande che vengono dalla società che non possono essere eluse per convenienze interne di partito. Marco Travaglio, c'è un punto che però diciamo stride col ragionamento che facevi prima. Come mai questo è il PD eletto da Bersani e adesso è un PD che si trova tutto con Renzi. Se ha cambiato la linea, hanno cambiato la linea anche i suoi deputati? Beh, che adesso si trovi tutto con Renzi ho i miei dubbi. Si trovava tutto con Renzi finché Renzi sembrava vincente e quindi c'era la corsa sul carro del vincitore. Dal 4 dicembre, sera del referendum, c'è diciamo la fuga dal carro del perdente e quindi tutti quelli che da bersaniani o lettiani erano diventati renziani stanno tornando ad essere addirittura alcuni da lemiani. Però nell'assemblea ha avuto una diciamo vittoria schiacciante. Scusa Marco, però nella direzione di ieri la vittoria è stata schiacciante di Matteo Renzi e così si profila, almeno ai calcoli che fanno gli osservatori dei giornali, anche il risultato dell'Assemblea nazionale. Certamente, perché gli organismi ovviamente si sono modificati nel frattempo e quindi si sono uniformati al nuovo padrone del vapore che adesso lo è un po' meno e sta perdendo qualche parte delle sue truppe. Ma poi la cosa fondamentale è che l'analisi di questi tre anni di renzismo e quante volte ci siamo trovati di martedì a parlare del Jobs Act, della buona scuola, del ponte sullo stretto, delle priorità, della giustizia, della legge elettorale. È un bilancio, direi, devastante. Maurizio Crozza l'altra sera a Sanremo ha detto: ma alla fine che cosa resta di questi tre anni di renzismo? Che tra leggi bocciate dai cittadini, leggi bocciate dalla Consulta, leggi bocciate dal Consiglio di Stato, leggi che il povero Gentiloni sta cercando di rifare alla bella e meglio perché facevano pena, che cosa resta di quel triennio? Questo poi è il dato di cui si sarebbe dovuto parlare ieri e di cui dovrebbe parlare il partito di maggioranza di governo, perché se il bilancio è questo, la risposta alla domanda quando si vota dipende proprio dall'analisi che si fa. Renzi dice che gli è andata male perché ha sbagliato un calcio di rigore, ma insomma sono stati tre anni meravigliosi. Invece probabilmente non è così, o almeno gli italiani non si rendono conto che sia così. Professor, e quando dottor, gli chiedi andato di una cosa, magari ti dicono le coppie di fatto, che non c'entrano niente con il governo perché sono una legge di iniziativa parlamentare. Quindi quando Rodotà parlava del reddito universale, o chiamiamolo reddito di cittadinanza, ma possibile mai che ne debbano parlare soltanto i 5 Stelle o Berlusconi che li rincorre, mentre chi sta al governo e dovrebbe rappresentare il centro-sinistra ride? È il tema che toccava il professor Rodotà. Professore, qui si parla in tutto il mondo tranne che in Italia e in Grecia. C'è un dato che sottolineava Marco Travaglio e che hanno sottolineato in molti osservatori, il fatto che nella direzione di ieri, in fondo, è passato inosservato il fatto che Renzi avesse detto: se perdo il referendum mi ritiro dalla politica, che è passato completamente, è stato bypassato il dibattito sul referendum perso. Alla fine è stata una mossa abile da parte del segretario spostare completamente l'attenzione su altri temi. Quando si fanno troppe mosse abili o si pensa di essere molto abili, alla fine si rischia
di essere sconfitti. Questo è un dato che i politici dovrebbero... so benissimo che Renzi ha un'altissima considerazione di sé, ma non gli sono andate tutte bene le cose. Quindi dovrebbe fare una riflessione, ma non solo per se stesso, perché ha nelle mani un partito importante per la vita politica italiana. Non lo può giocare tutto su quelle che sono le mosse che lui pensa o ritiene o spera che saranno per lui le più vantaggiose. Anche cioè, non è la non convenienza la chiave di lettura della sono politica. State. Lui si è dovuto presentare una sera dicendo: mi è andata male, mi dimetto da Presidente del Consiglio. Gesto da tutti apprezzato, ma che mostrava che cosa? Che lui aveva sbagliato e che non aveva sbagliato in via privata. Aveva sbagliato mettendo gli italiani di fronte a una questione sulla quale gli italiani gli hanno detto clamorosamente di no, la cosa poteva essere compresa, e cioè mancava un suo rapporto con la società italiana. Questo è molto grave. Professore, in che cosa invece ha sbagliato quella che ora viene definita come la minoranza, cioè quell'area che fa riferimento a un concetto più esplicito di sinistra? In che cosa ha sbagliato? Ha sbagliato a non rendersi conto che questa parola sinistra, che tanti hanno detto ormai destra, sinistra, non hanno più senso, non usiamo la parola sinistra perché guardiamo all'indietro, lasciamo le parole, guardiamo la sostanza. L'eguaglianza, il lavoro, i diritti fondamentali, questi sono i temi sui quali poi i cittadini si interessano. Io stesso, che ero ovviamente molto interessato al referendum, quello che è stato del 4 di dicembre, non mi aspettavo che ci fosse un successo 60-40. Ero fiducioso, speravo in una vittoria. Vuol dire che i cittadini sono più interessati se gli si parla in maniera comprensibile e soprattutto se si indicano questioni che si vedono legate ai loro interessi, ma non agli interessi piccoli, anche se l'interesse di cittadino, sì. Ecco. In questo momento, qual è nell'89, 1789, fu approvata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. In questo momento l'uomo, ma in Parlamento si discute, in questo momento ed è tornata, la questione se si deve approvare una legge sul testamento biologico, cioè se le persone devono avere il diritto di stabilire come e quando morire. L'uomo. Il cittadino, io non voglio che ci sia una legge elettorale che mi espropri del diritto di scegliere. Ora ci arriviamo, professore. Marco Travaglio, tra l'altro uno dei passaggi più raffinati della direzione di ieri è quando Matteo Renzi ha ricordato che non è 60-40 ma 59-41, come a tenere proprio ogni passaggio di quella che è stata la sua sconfitta. E poi ci sono stati dei messaggi anche tra le righe, no? Quando ha nominato le banche dei tempi di D'Alema, Banca 121, Monte dei Paschi, e abbiamo iniziato il professore parlando di questo aspetto. In qualche misura è stata una battaglia tra addetti ai lavori o no? Ma sai, quando ricorda gli errori, chiamiamoli errori per usare un eufemismo, dei suoi predecessori, Renzi sfonda una porta aperta. Se non avesse avuto predecessori così vulnerabili proprio sul rapporto politica-affari e quindi sullo scollamento nel rapporto cittadini-politica, è chiaro che Renzi non avrebbe vinto plebiscitariamente le primarie e non avrebbe goduto all'inizio di quel consenso oceanico di cui godeva. Quindi sfonda una porta aperta. Il problema è che poi negli stessi errori, chiamiamoli sempre così per eufemismo, è ricascato lui, perché il rapporto politica e affari nel triennio di Renzi non ha nulla da invidiare a quello dell'era D'Alema, dell'era Fassino, dell'era Bersani. Anche Renzi ha messo le sue manine nelle banche, anche Renzi ha piazzato un signore di JP Morgan al Monte dei Paschi, tra l'altro sanzionato dalla Banca d'Italia per quello che faceva quando il Monte dei Paschi veniva mandato in malora. Anche Renzi ha lottizzato tutto il lottizzabile nello Stato, nel parastato, nella RAI, eccetera. Quindi è un po' l'asino che dà del cornuto all'asino. Ecco, per farla semplice. Senti Marco e poi professor Rodotà, e credete nella scissione, Marco Travaglio? Pensi che ci sarà una scissione alla fine nel PD?
Non lo so, di fronte a questa domanda mi arrendo, non sono sufficientemente addentro alle logiche bizantine di questo partito, come di tutti i partiti, per riuscire a leggere il futuro. Non riesco a capire che convenienza avrebbe Renzi nel perdere un pezzo del suo partito, perché non dimentichiamo che se lui oggi è dato dai sondaggi intorno al 30% con tutto il partito, se se ne va una parte del partito, prenderà il 20, prenderà il 22, prenderà il 24, il che vuol dire che i 5 Stelle arrivano davanti, sicuro, e forse arriva davanti persino il centrodestra alle elezioni se fa il listone unico, come io penso che alla fine farà, perché Berlusconi riuscirà con ottimi argomenti a compattare un'altra volta il centrodestra. Che interesse ha Renzi a guidare un partito che rischia di arrivare terzo alle elezioni su tre? Io mi domando perché stia spingendo gli altri fuori, non lo capisco, ma magari c'è un progetto diabolico che mi sfugge. No, io parto dall'ultima considerazione di Marco Travaglio. Perché sta avvenendo tutto questo? Io credo che i responsabili del Partito Democratico, in testa il suo segretario, dovrebbero porsi questo problema. Con chi stiamo parlando? Parliamo tra noi, ci preoccupiamo più di stabilire se ci dobbiamo vedere sabato o domenica e se devo arrivare o no dimissionario, perché il problema è il congresso invece di essere la società italiana. Questo è il problema che abbiamo di fronte. Non è un modo un po' populista e qualunquista di affrontare la questione. La società italiana è piena di questioni. Però può essere, professore, che loro stiano discutendo di una premessa. Cioè loro stanno discutendo i problemi della società. Li affrontiamo come dico io, Matteo Renzi, o come dici tu, Pierluigi Bersani? È certo che è così, ma non è tutto chiaro. Perché se fosse... io credo che c'è anche un po' di ambiguità voluta. Perché si tratta di prendere posizione su questioni che la società sente molto. Tutta la questione del lavoro, è fondamentale. Cosa che non va data scontata invece. Marco Travaglio, brevemente, quali saranno ora, qual è il futuro del governo in questo contesto del partito di maggioranza che lo sostiene? È un futuro, diciamo, piuttosto pericolante e accidentato, perché il governo... l'ho già detto, ma rischia di diventare la cassa di risonanza del congresso del partito e prima del pre-congresso e di tutte le primarie che faranno, e quindi essendo che il governo e il partito sono difficili da distinguere, ogni fibrillazione, ogni vibrazione, ogni increspatura dentro il Partito Democratico si tradurrà in un mezzo terremoto per il governo. Governo che non sappiamo nemmeno bene che cosa stia a fare, se dura fino alla fine della legislatura, perché i dati dell'economia, i dati del PIL, i dati del debito pubblico, i dati della disoccupazione, eccetera, sono talmente drammatici che richiederebbero un governo nel pieno delle sue funzioni con una investitura popolare molto forte per prendere delle decisioni molto importanti per i cittadini. Questo governicchio travicello, presieduto da una bravissima persona come Gentiloni, che però ogni minuto deve guardarsi alle spalle per evitare la coltellata, è in grado di fare qualcosa? Oppure professore, sarà un governo che ritorniamo dal punto in cui era partito, mezzo. Cioè ci sono questioni chiave che andrebbero affrontate con un piglio che è difficile avere in questo contesto politico. È difficile averlo, ma il compito del governo, proprio per le difficoltà che ci sono, dovrebbe essere quello di avere un piglio, ma non il piglio aggressivo che è stato giustamente rimproverato a Renzi. Un piglio forte significa che i cittadini riconoscono, e questo è importantissimo, perché il rapporto di fiducia cittadini-istituzioni è quello che in questo momento traballa assai e mette in difficoltà non singoli partiti, ma mette in difficoltà proprio la relazione sociale che abbiamo di fronte. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che una serie di questioni vengono eluse e sono le questioni drammatiche, quelle
in primo luogo del lavoro. La parola dobbiamo pensare a un reddito universale. È chiaro che è un'utopia, ma dire noi non possiamo discutere della vita delle persone e rivolgerci a loro senza renderci conto che la loro esistenza non è l'esistenza libera e dignitosa di cui parla l'articolo 36 della Costituzione, è l'esistenza di chi dice non arrivo alla quarta settimana. Professor Rodotà, grazie. Grazie Marco Travaglio. Noi ora giriamo decisamente...